il nostro modello di vita, per fortuna, del nostro modello di vita gode, tra virgolette, solo il 20% dell'umanità, e meno male, perché altrimenti saremmo già estinti. Noi siamo la civiltà dello spreco, buttiamo via, tra energia, materie prime e cibo, buttiamo via il 30% di ciò che circola sul mercato, quindi siamo una società dei rifiuti. I rifiuti sono un problema per una società capitalistica, ma sono anche un business per chi il problema poi riesce a risolverlo in qualche maniera. Talvolta sono un business politico, abbiamo visto Berlusconi a Napoli, i rifiuti ci ha fatto un successo notevole. Sono sempre un business imprenditoriale, perché se i rifiuti urbani vengono messi negli inceneritori, che loro chiamano termovalorizzatori, che noi chiamiamo cancrovalorizzatori, diventano un business. Anche i rifiuti industriali diventano un business. Sotterrati illegalmente nel terzo mondo, nel sud Italia, ma anche qui al nord, oppure affondati, colandoli a picco con le famose navi, anche quelli radioattivi. Noi pensiamo che l'ecomafia ha un giro di affari, avete letto anche in questi giorni, ha un giro di affari di 20,5 miliardi, quando pensiamo che è un fatturato che è 10-15 volte maggiore di quello della Fiat e 20-30 volte maggiore di quello della Benetton, per renderci conto di quale business, stiamo parlando. E non c'è un limite tecnico, tanto meno etico, nello smaltimento dei rifiuti. Il Golfo del Messico, avete presente il Golfo del Messico, ad un certo momento ha detto: ma dove li mettiamo questi rifiuti? Dove li mettiamo? Volevano spararsi, hanno tentato di spararli in fondo al mare, chiudere il buco sparando dei rifiuti in fondo al mare. Non so, questa è follia, follia criminale. Poi, perché anche i criminali sono geni, in qualche momento. In questo caso erano criminali, ma erano anche degli idioti, perché la terra ha respinto questi rifiuti, sono andati a finire insieme a tutto il resto, sono andati a finire a inquinare il mare. Un altro aveva avuto l'idea di sparargli una bomba atomica per chiudere il buco del Golfo del Messico. Non sono battute, sono cose reali che abbiamo letto. Quindi, dicevo, sotterrati, affondati o lasciati sui tetti come l'amianto, vengono rilasciati nell'aria, vengono rilasciati nei fiumi. L'esempio della CO2, dell'anidride carbonica nell'aria è già stato fatto. Faccio quello dei fiumi, i PFOA, quello delle padelle antiaderenti. Il PFOA parte da Alessandria e va a finire alla foce del Po. È cancerogeno, cambia il sesso dei pesci e anche chi mangia i pesci. E voi mangiate i pesci, ecco che qualcuno di voi si spiegherà per quale motivo. Anche a 73 anni. Anche? Anche a 73 anni, come dice Felti a proposito di... No, se uno mangia sti pesci al PFOA, penso che si fermi anche a 23 anni con questa attività. Non lo dico, cambiando sesso, può darsi che continui anche con un'attività diversa da quella precedente. Ma non tergiversiamo. Le questioni più grosse dello smaltimento rifiuti del futuro saranno proprio la CO2 e le scorie nucleari. Anche sulla CO2 abbiamo letto ultimamente, l'avrete letto anche voi, la trovata dell'Enel. L'Enel ha detto: CO2 noi la sotterriamo, la nascondiamo, la pompiamo sotto i fondali marini a Porto Tolle oppure nella pianura padana. Se salta il tappo, ovviamente di colpo fuoriesce tutto quello che viene messo con migliaia di volte. Anche le scorie naturali, per andare a finire nel tema particolare,
soluzione più semplice sarebbe quella di non produrre, come per tutti i rifiuti. Se una centrale nucleare crea dei guai per 50 anni durante il suo funzionamento, un deposito nucleare crea dei guai per 50.000-500.000 anni. Le centrali nucleari e il referendum sono un problema del domani, i depositi nucleari sono il problema di oggi. Questo è il messaggio che io vorrei lanciare, vorrei fare capire oggi, perché già oggi noi abbiamo i depositi sparsi in Italia, oltre che le bombe atomiche americane. E costa di più costruire un deposito, gestire le scorie, che costruire le centrali. Noi abbiamo, come eredità dell'87, abbiamo in Italia 8 siti nucleari, di cui 4 centrali da smantellare, con oltre 60.000 metri cubi di materiali radioattivi da smaltire. La maggior parte di queste scorie sta qui vicino, l'83% sta in Piemonte, a Saluggia, a Trino, a Bosco Marengo, oppure qua vicino a Caorso, le altre sono a Roma Casaccia, Latina, Sesso Luca e Rotondella. Il pericolo di questi depositi provvisori è immenso. Faccio solo due esempi. Il combustibile spento ha una pericolosità anche per un milione di anni. I rifiuti a bassa radioattività, i guanti, hanno una pericolosità per 300 anni, un paio di guanti contaminati dal nucleare. Cosa provocano le radiazioni lo dirà dopo di me Maurizio Bardi. Vengono misurate in millisievert, che è la dose che mediamente si assorbe un individuo assorbe in un anno per effetto della radioattività naturale, ed è anche il limite massimo stabilito dalla legge italiana per le persone in luogo pubblico. 2,4, 4.000 è la dose letale, si crepa. Tra 2,4 e 4.000 ci stanno di mezzo cancro, leucemie, infantili, malformazione dei feti. Già a 3,4 si riscontrano aumenti dei tumori. Ovviamente chi abita vicino ad una centrale, ad un deposito, ha più probabilità di ammalarsi di un altro, questo lo direbbe anche Catalano. Gli studi americani hanno dimostrato che i 2/3 dei decessi per tumori al seno sono avvenuti all'interno di gruppi in un raggio di 160 km dalla centrale. 160 km sono più del raggio che ha il Friuli, ad esempio. I militari impiegati nell'ex Jugoslavia, venuti a contatto con i proiettili fabbricati con uranio impoverito, stanno morendo. Allora, avete letto anche questo. Cosa fare di queste scorie nucleari? Ci sono anche le soluzioni più fantasiose, si parla di batteri che mangiano radioattività, si dice di spararli sulla Luna, di spararli nello spazio. C'è la soluzione che dicevo prima, criminale, quella dei traffici illeciti nel terzo mondo. Per ora la soluzione legale è metterli in contenitori indistruttibili, sprofondarli in formazioni geologiche stabili, non sismiche, non alluvionali. Cioè bisogna costruire un deposito geologico sicuro per millenni, è già stato detto. Non c'è in nessuna parte del mondo una cosa del genere. Teniamo presente che al 100% non c'è da nessuna parte del mondo. I depositi italiani sono allo 0% di sicurezza. Il deposito nazionale non è stato costruito in Italia, hanno fatto finta di tentare lo scansano ionico, non ci sono riusciti. Il business continua, perché è un business anche non fare il deposito nazionale ma fare tanti depositi locali, è quello che stanno tentando di fare. Questa strategia qui la fanno comprando le amministrazioni locali e stanno tentando di far diventare questi depositi che erano provvisori in